Això, si hem volgut que s'allà, faríem així. 35 anys treballava, que era lliure. Què van fer? Mira, la pujada va deixar... Bé, bé, bé. Que bo. No fa tan bé. Ella pot ser un arbre. Ja està baixant i ja mos ha de matar. Sono Massimo Vironi, sono il direttore della Sapise. Siamo a Robella di Trino, uno dei tre impianti di selezione di sementi di Sapise. Sapise è una cooperativa agricola nata nel 1978. Dal 1989 ci occupiamo anche di ricerca e sviluppo ed abbiamo un centro di ricerche a Borgo Vercelli per sviluppare nuove varietà che commercializziamo in tutto il bacino del Mediterraneo. Infatti il mercato di Sapise non è solo l'Italia, ma commercializziamo sementi in Marocco, in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Grecia, in Bulgaria, in Romania ed in Turchia. Noi siamo specializzati in particolare in varietà italiane e qui ci sono alcuni dei sacconi pronti per essere venduti agli agricoltori che lo semineranno questa primavera. Le varietà che commercializziamo sono molte, andiamo dai risi da risotto tipo il Carnaroli, l'Arborio, il Baldo e il Sant'Andrea, fino ad andare a risi molto particolari tipo il riso nero Venere e il riso rosso Hermes. Abbiamo da poco sviluppato anche dei risi aromatici bianchi, uno in particolare che si chiama Apollo, e dei risi per il mercato giapponese. Noi siamo un gruppo di tecnici e risicoltori della Spagna e io in particolare sono il capo di un centro di ricerca sul riso che è a Sueca, provincia di Valencia, nella Spagna. E poi ci sono, per esempio, il direttore di un parco naturale dell'Albufera, una laguna che c'è di là, vicino accanto alle risaie. E poi ci sono risicoltori che appartengono a un sindacato, sindacato di giovani risicoltori. Sono 16 risicoltori. E noi siamo qui per partecipare in un progetto che è la fine del progetto, un progetto che vuole cercare tutti i problemi che sono accanto alle risaie. I diversi paesi che sono qui, che sono Bulgaria, Italia, Spagna, Portogallo, che adesso non c'è nessuno del Portogallo, e Grecia. E adesso, questa sera, siamo qui per visitare questa ditta di sementiera della Sapise. Qua il capo è l'amico e collega Massimo Vironi. Do I have to translate or did you understand from Spanish? No? So did? I will translate. So, our is a cooperative. Eh? Sardegna, Piemonte, Semiglia, Sementi, no? Di Vercelli. And la cooperativa empezó en el 1978 y en el 1989 empezó un trabajo de mejoramiento genético con un centro de investigación para desarrollar nuevas variedades. Y todas las que se ven aquí son variedades Sapise. El saco de Sapise normalmente es verde. E questo è il colore del Clearfield, tutta la semilla Clearfield che va in Europa e sta nel sacco naranja. Però vamos dall'altro lato a vedere dove è il carro con il paddy che viene dal campo, no? Si descarga qui, si serve, si pone nella seccatura. Ecco, va nel silo, e luego se limpia la primera limpia. Questo ya è tutta la macchinaria per la produzione di semilla. Questo si chiama tarara in italiano, non so come si chiama in italiano, calibrador. Luego hay la otra allá abajo che si muove así, che serve per sacar
Lo serve per assecare il grano che si incascara dello che tiene la cascara. Perché hai cosetta d'ora che lo vanno staccando la cascara e non è buono fare la semina. Io con la otra già sono calibratore. Macchinaria che serve per staccare grano sia mas largo o mas ancho. Esatto. Con tipologia. Luego hay otro lugar donde se pone la semilla antes que poner tratamiento químico. Se pone tratamiento químico que puede ser diferente, depende de la semente. La semilla, usa la semente con el tratamiento químico. Casi toda. La Clearfield en Italia se colora también. Per verificare l'uso di semiglia certificata si pone il rosso, color rosso, che non è un trattamento chimico, è solo per colorare. E tutta l'altra semiglia si tratta con improdione. Il mitosporio. Il mitosporio. E se serve contro il fusario si pone proclorato. È autorizzato ancora. Che è stato autorizzato in Italia e non in Spagna, però è la lei europea dice che una semilla può essere trattata col prodotto chimico che tiene il registro e nel lugar dove si produce la semilla, así che de Italia puede vendere a Spagna un prodotto che non tiene registro in Spagna. Da Spagna non può venire in Italia un prodotto che in Spagna non tiene registro. Questo è nosotros, che è molto grande, lo più grande che abbiamo in Europa. Sono i grani più gordi nel mondo, no? Questo si chiama Carnise, che è il carnarolo di Sapise. E è Carnise precoce anche. Questo è Carnise o Carnise precoce? Carnise precoce. Baudo. Carnarola di Sapese. This is a big one. Luna è una varietà Clearfield, la prima varietà Clearfield largo A che abbiamo in Europa. In Spagna non si coltiva molto del largo A, si coltiva in Bulgaria, si coltiva in Italia, il Carolino in Portogallo e in Francia si coltiva. Este no. E in Italia si utilizza per parboiled normalmente. In Italia si utilizza per minestra e per soffiato. Le gallè più coltivata in Europa, che è un indica e tiene trattamento rosso, col colore rosso, è largo e fino, así che questa 4 sono la 4 tipologie che abbiamo in Italia. 25% in Italia si coltiva del rosso per risotto, 25% largo A per noi sotto diciamo per parbole, 25% redondo e 25% largo B, largo fino, per il nord Europa, per l'esportazione. Este anno, l'ultimo anno, il 2011, il coltivo del largo fino, largo B indica aumentò, subì un poco perché per il tema del rosso selvaggio. Per il sirio, perché...